conferenza stampa nel comune di Porto Tolle per la presentazione dell'undicesima festa del riso, tre giorni dal 17 al 19 settembre, per celebrare una delle nostre eccellenze più importanti, il riso. Presso l'azienda agricola Agripadana di Fausto Pagnan a Scardovari, con la collaborazione del consorzio Risicoltori Polesani, la Cegas APS AMGA, la Confagricoltura e la Coldiretti, una serie di iniziative che cominciano appunto venerdì 17 con lo spettacolo per famiglie Il Favoloso Goldoni. Sabato 18 ci sarà appunto l'inaugurazione di questa undicesima festa del riso, con i saluti delle autorità e la presentazione del libro Profumo di risaia e canna palustre, terre d'acqua nel delta del Po. Naturalmente ci saranno tantissime specialità da gustare, piatti a base di riso non solo, con i prodotti dei risicoltori, consorzio risicoltori polesani, terre del delta, società agricola Moretto e azienda agricola Cabonelli. Nello stand gastronomico presenti il comitato Fiera Scardovari, l'agriturismo Rugiada, il comitato Fiera Santa Giulia, Luce sul mare con le cooperative società Oasi e titoli minori Onlus, comitato Fiera Boccasette, comitato Fiera Tolle, società agricola Moretto. Perché per preparare questa festa, anche se quest'anno siamo arrivati un po' in corsa, c'è un grande lavoro, direi quasi maniacale, della Silvana, della Federica, della Proioco e di tutti i volontari che si stanno adoperando, perché comunque per la buona riuscita della festa, una festa che sapete benissimo, ve lo dico ogni anno, ci tengo particolarmente perché è nata 11 anni fa quando ero assessore all'agricoltura insieme alla Proioco di allora, di Claudio Pavanati, dove avevamo avuto questa intuizione che con gli anni, oltre ad essere migliorata, aver fatto dei passi importanti, l'idea vincente era quella di legare la promozione del territorio, l'idea anche di farla itinerante proprio attraverso le aziende del territorio, perché diventa non solo una festa per il paese, è un modo di aggregazione e di socialità, non solo un'occasione per mettere sotto i riflettori una delle nostre eccellenze territoriali, che è il riso, naturalmente, che abbiamo nel nostro comune, ma diventa anche vera e propria promozione del territorio, quindi anche un evento turistico, permettetemi questo termine, perché comunque riesce a portare fuori da quelli che sono i confini del nostro territorio comunale, ma riesce a coinvolgere provincia, regione e anche territori limitrofi. Infatti le presenze degli ultimi anni lo hanno dimostrato. La caratteristica sicuramente che è legata al prodotto di nicchia, di eccellenza, con la degustazione di questo prodotto in varie forme, ha dato quella spinta in più. Poi naturalmente in mezzo c'è il convegno, ci sono le attrazioni, tutto, però credo che sia diventata probabilmente la festa di punta per quanto riguarda il nostro comune, anche se abbiamo delle idee anche per i prossimi anni, per la fiera e tutto, per tornare agli spazi espositivi eccetera, ma questo è un altro tema. Quello che riguarda la giornata odierna è appunto il discorso della festa del riso, e credo che, ecco, ripeto, sta dando veramente dei risultati importanti. È una conferenza stampa legata a un evento a cui tengo molto, perché tre anni fa ho avuto una nuova delega che non avevo mai gestito negli altri anni in cui ho amministrato, che è appunto la delega alle politiche agricole. Una festa legata appunto a questo settore, il settore primario, che insomma cerca di dare visibilità, cerca di valorizzare quelli che sono i nostri prodotti, i prodotti della terra e in particolare il riso. Ma la festa del riso non va soltanto a valorizzare solo questo prodotto, va a valorizzare un tipo di cucina e una manifestazione legata appunto alle aziende agricole, legata a un territorio che cerca di camminare in modo, con un termine che va molto di moda, slow. Ecco. Essendo il riso uno dei prodotti tipici del nostro territorio, quindi che coinvolge non solo il comune di Porto Tolle, ma anche per esempio l'isola di Ariano, c'è sinergia con gli altri comuni? Vengono rappresentati anche loro? Allora, la festa del riso è organizzata prettamente da attività locali. È logico che il Consorzio Risicoltori non si trova soltanto nel comune di Porto Tolle, ma ci sono degli agricoltori che sono parte integrante del consorzio. Quindi qui abbiamo il riso del consorzio, che in qualche modo è esteso a tutto il Basso Polesine, e anche risicoltori che invece hanno un marchio proprio. Tenete presente che comunque alla Galà ci saranno presenti tutti i comuni, almeno se danno l'adesione, sono nostri ospiti, tutti i sindaci del Parco del Delta,
dei comuni del Parco del Delta.